Inizia una settimana assolutamente complessa, sia da un punto di vista di dati macroeconomici, ma anche e soprattutto da un punto di vista di dati relativi all'analisi tecnica e all'analisi ciclica del mercato delle criptovalute. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Alcuni aggiornamenti importantissimi alla fine di questa settimana. Siamo riusciti a riavere il rientro di Bitcoin all'interno della sua barra di oscillazione. E attenzione, per la prima volta, se non erro, a distanza così ravvicinata, nell'arco di 3 settimane abbiamo assistito a due fake breakout, uno up, uno down, ragazzi, e anche importanti perché c'è stato un fake breakout up per quanto riguarda la settimana dell'approvazione degli ETF di Bitcoin, e poi 1, 2, 3 settimane dopo il fake breakout down per quanto riguarda la settimana scorsa. Poi entrambi rientrati, ragazzi. Guardate la questione: se io adesso vi elimino le shadow col grafico, guardate cosa è successo. Quindi, in pratica, assolutamente niente, cioè 2 o 3 settimane in pratica assorbite dal mercato, che hanno creato solo oscillazione, volatilità, stop per quanto riguarda i long, stop per quanto riguarda gli short. Hanno un po' massacrato il mercato ed è una cosa che assolutamente ho visto anche io su alcuni dei miei sistemi di trading, che hanno sofferto tantissimo in questi giorni. Avviene una cosa del genere in maniera veramente molto rara. Ma soprattutto, ragazzi, oltre ad essere raro, è anche un evento che è collegato alla questione degli ETF di Bitcoin, perché da una parte abbiamo l'approvazione data storica che cambia la struttura fondamentale del mercato delle cripto. Attenzione a questa cosa, perché potrebbe essere anche estremamente significativa per il prosieguo del mercato delle quotazioni di Bitcoin, perché potrebbe essere anche che nel corso dei prossimi mesi molti dei parametri che finora abbiamo visto e di cui oggi abbiamo parlato, potrebbero radicalmente cambiare proprio a causa di un cambio strutturale di mercato che è avvenuto a gennaio del 2024. E di questa cosa ne dovremmo fortemente parlare, ragazzi, e dovremmo approfondire. Proprio per questo vi chiedo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto di lasciarmi mi piace, perché siamo riusciti ad arrivare ai 1000 mi piace in un video, ragazzi. Grazie di cuore, veramente. È un traguardo per me, insomma, non c'ero riuscito negli ultimi mesi, tanti anni fa, sì. Però io vi richiedo un altro pollicione, vediamo se superiamo quello stesso livello per la gara dei mi piace. Intanto lanciare con la moneta è uscita anche una bella figura. Quindi è uscito rialzo per la moneta di Bitcoin. Allora, andiamo a comprendere un po' quella che è la questione anche legata agli ETF. Nulla è cambiato dallo scorso video che vi ho pubblicato nella giornata di venerdì, cioè è stato chiuso il mercato, quindi ovviamente gli outflow e inflow di Bitcoin all'interno degli ETF non cambiano durante il weekend perché è stato chiuso. Resta quindi stazionaria la questione, questo è quello relativo ai dollari, non a Bitcoin. Vi ho anche spiegato un po' che c'era una sorta di differenza, diciamo, relativa per quanto riguarda i BTC, che in effetti sono aumentati, però sono aumentati solo nella prima parte. Insomma, se non l'avete visto, il video di venerdì è assolutamente molto importante per la questione dei Bitcoin, ragazzi, andatelo a vedere. E allora, per quanto riguarda invece questa settimana, secondo me l'influsso dei ETF Bitcoin continuerà a essere lo stesso delle altre settimane, quindi Grayscale continuerà a vendere perché ancora la quantità di Bitcoin presenti negli ETF di Grayscale è assolutamente troppo alta rispetto a quelli di BlackRock, Fidelity ed ARK, e quindi si sposteranno ancora. Quindi assisteremo probabilmente a questa fase di turnover, quindi di rotazione che ancora sta avvenendo. Però c'è anche un'altra notizia veramente importante per la settimana in questione, che è il mercoledì 31 gennaio, cioè la decisione del FONC, che secondo me potrebbero in effetti un pochino influenzare quelli che sono gli andamenti dei mercati, ma non tanto per la decisione del tasso di interesse quanto per la decisione del FONC, e quindi la conferenza stampa che avviene poi alle 20:30 del mercoledì 31 di gennaio, perché la decisione relativa ai tassi di interesse è attesa in stazionaria. Cioè, ragazzi, allora, una questione legata ai tassi di interesse ormai
va per la sua strada, ha meno di shock iperinflattivi e quindi di qualcosa che cambia da un punto di vista inflattivo in maniera consistente, non il punto in più, un punto in meno, non cambierà decisione della Banca Centrale Americana, neanche quella delle Banche Centrali Europee, relativa ai tassi di interesse che sono attesi in fase di ribasso da giugno in poi, maggio-giugno in poi. Infatti, anche in questo caso, la decisione del FONC sui tassi sarà quella di mantenerli stabili. Tant'è vero che anche il nostro famoso grafico sulla probabilità dei tassi di interesse del FONC è rimasto in pratica al 98% con tassi di interesse invariati, quindi probabilmente è quello che avverrà. Ma qui abbiamo, secondo me, una market mover importante, 20:30 la conferenza stampa. Se dovessero infatti trapelare delle informazioni relative al fatto che magari i tassi potrebbero essere allentati precedentemente, relativi alla questione della scadenza dei prestiti alle banche nell'ambito americano, eccetera, insomma, se dovessero trapelare delle informazioni o dei punti di vista diversi, il mercato potrebbe reagire. Potrebbe anche Powell dire che l'inflazione, per esempio, ancora è importante e quindi magari i tassi devono essere mantenuti ancora alti per un po' di tempo. Il mercato potrebbe prenderla male perché vedrebbe che il punto di ribasso dei tassi non sarà più magari maggio-giugno, ma magari potrebbe sguicciare di qualche mese e quindi tenderebbe a scendere. Da un punto di vista tecnico, secondo me, non ci sono nella giornata del 31 grandi market mover che potrebbero essere positivi, perché in un caso o nell'altro l'unico market mover positivo potrebbe essere sta succedendo un disastro a livello bancario, scendiamo i tassi di interesse, però questo non è che sia poi tanto positivo, insomma, a livello li scendiamo prima, no? Potrebbero dire una cosa del genere, quindi secondo me da prendere con le pinze la conferenza stampa. Io credo che Powell sarà estremamente neutrale da questo punto di vista. Non ci sono altri dati relativi e importanti, c'è l'IPC per l'Europa il giovedì, che però è il 2,8, insomma dovrebbe essere confermata in fase ribassista, e poi il tasso di disoccupazione americano in pratica identico alla precedente. Andiamo invece a parlare della questione di Bitcoin, che secondo me sarà più importante in questa settimana, cioè l'analisi di natura ciclica e tecnica. I mercati probabilmente continueranno a seguire quelli che sono le orme che hanno dettato nella scorsa settimana, perché dal punto di vista di dati fondamentali non ci sono market mover secondo me importanti. La questione ETF non modifica sostanzialmente, non viene modificata questa settimana, quindi non modifica le quotazioni di questa settimana, perché Grayscale continuerà a vendere, ci sono troppi bitcoin ancora presenti sul ETF di Grayscale, quindi devono switchare, anche le commissioni sono ancora troppo alte, eccetera. E poi c'è la questione legata invece ai dati macro, che sono in pratica gli stessi. Andiamo a vedere quindi tutto ciò che riguarda Bitcoin da un punto di vista più di natura tecnica ed analisi ciclica, perché è importante notare una variabile a livello di analisi ciclica. Intanto io inizio dalla questione tecnica, perché è sempre estremamente rilevante, ragazzi, però l'informazione importante sta nell'analisi ciclica nel video di oggi, e ve lo dico tra pochissimo. Allora, dal punto di vista di analisi tecnica, il recupero in extremis negli ultimi giorni della zona nuovamente, insomma, di congestione è importante, perché c'è stato un breakout di questa fascia che poi, vedete, è stato riassorbito e ha allargato in pratica la fascia di congestione, portando la zona dei 40.000 a nuovo livello di supporto. Quindi da un punto di vista di analisi tecnica il supporto non è più quello che era precedentemente intorno ai 42, ma si è trasportato a 40.000, quindi 40-42.000, quella zona è diventata una nuova fascia di teoricamente supporto del mercato. Ve la faccio vedere indicandovi anche una linea un po' tratteggiata, quindi tutta questa zona adesso è un'area di supporto, ma è un po' ampia, quindi ragazzi bisognerà secondo me ragionare su questo livello qui, che era 40.000 dollari con qualche switch anche inferiore, vedete, perché siamo arrivati a 39.4, quindi secondo me il vero livello di supporto ora del mercato si sposterà in questa zona qui, che la ritengo estremamente più rilevante rispetto ai 42.000, che ormai hanno secondo me perso aderenza
come spiego per esempio nei miei video quando parlo della decadenza dei livelli di supporto e di resistenza nei video del corso, scusate ragazzi, quando parlo della decadenza, perché i livelli di supporto e di resistenza non sono sempre uguali, dopo un tot di tempo decadono in base a quello che il mercato e i prezzi vanno a realizzare, ed è in questo caso successo sui 42.000 dollari, che ovviamente farà un po' di supporto, però il vero livello di supporto non è più quello lì. Allora, andando invece a ragionare sulla rimbalzo, il rimbalzo è andato a confluire all'interno delle mie due medie mobili, che sono diventate due medie a 21 e 11. Sono diventate, in questo caso, dopo l'inversione che era avvenuta sul crash del 12 di gennaio, diventano in pratica le livelli e aree di resistenza. Tant'è vero che il mercato, vedete, non è riuscito a bucare questa zona di resistenza. Ora, anche questa, insomma, è una tecnica che spiego nel mio corso, ragazzi, però la trovate spiegata nel libro di Elder, Nuovo Vivere di Trader. È banale, semplice, ma potentissima sui mercati delle cripto, quindi la trovate anche lì, perché è una tecnica che ho ripreso da lui, un po' modificata, però sostanzialmente è quella. Questa zona adesso funge in pratica da terra di nessuno e da zona di resistenza, perché è in pratica la zona di congestione e attrattiva del prezzo, cioè il prezzo dalla 11 di dicembre è sostanzialmente girato intorno a questa zona, tranne questo spuntone che però poi è stato riequilibrato e quindi siamo ritornati lì. In pratica una specie di retta di regressione e lineare e di trend di regressione che è diventato sostanzialmente, vedete, quasi laterale, non è del tutto laterale, è leggermente ribassista, ovviamente per il breakout che è avvenuto, ma in pratica poco poco ribassista. Da un punto di vista quindi di analisi tecnica, la situazione è barra di congestione, siamo a dei livelli di resistenza, il nuovo supporto ve l'ho indicato, solo ed esclusivamente il breakout di questa fascia delle medie mobili consistente, quindi il ritorno sopra 43.000 dollari, potrebbe dare slancio a Bitcoin di tentare il nuovo attacco a questa zona, che però rimane la 45.000 dollari come zona di resistenza primaria, e poi questa fascia, la best resistance che vi ho indicato prima dell'avvento della catastrofe, chiamiamo così, post-ETF, che è stata in zona 46-48, che resta imbattuta e secondo me difficile. E nella conclusione del mese di gennaio, insomma, ci vorranno settimane. Da un punto di vista di analisi ciclica, invece, ci sono dei dati che sono oggettivi e sono molto rilevanti, ragazzi. Punto primo, il breakout avvenuto del minimo del 11 di dicembre, che era a 40.181 prezzi Bitstamp, che è stato rotto con la candela del 22 di gennaio, poi 23 di gennaio, perché questa era stata leggermente superiore, ha indicato una e una sola cosa, ragazzi. O su questo minimo che è stato creato il 23 di gennaio, è stato chiuso un ciclo trimestrale almeno, ma completamente anomalo in base ai conteggi precedenti, quindi o un trimestrale lunghissimo estremamente anomalo in base alle serie storiche e statistiche mai visto, quindi lo lascerei, diciamo, da parte. Oppure è stato chiuso un ciclo semestrale cortissimo, anche questo molto anomalo, ma è più accettabile. E da lì è iniziata una nuova struttura ciclica rilevante, cioè quindi un semestrale, appunto. Oppure siamo in un trimestrale ribassista che non ha scampo, ragazzi. Cosa significa? Significa che in pratica questa zona deve essere ritoccata dal mercato. E Bitcoin deve ritornare sui suoi passi da questo rimbalzo per andare poi a chiudere questa struttura. Allora, ragioniamo in termini di probabilità. E come sempre facciamo in questi due scenari. Primo, lo scenario positivo, cioè sul minimo del 23 di gennaio è stato chiuso un ciclo superiore, quindi un semestrale addirittura corto, molto corto, ma può essere che è avvenuta una cosa del genere.
E da lì in pratica si inizia un nuovo semestrale che quindi ha tutte le carte in regola per fare addirittura nuovi massimi, eccetera. Allora, andiamo ad analizzare questa view e cerchiamo poi di dargli un senso anche a livello appunto di probabilità perché dobbiamo poi operare, no, sulle cose. Allora, 134 giorni, una cosa del genere secondo me è possibile solo laddove in questo punto qui, cioè sul minimo di settembre 2011, è stato chiuso un annuale corto, cioè un movimento, un primo movimento di un biannuale ternario. Di questa questione, che è molto delicata, e ovviamente ragazzi, noi in Academy la stiamo affrontando da 6 mesi, questa questione qui. Ne parliamo in un video dedicato, quindi se vi fa piacere anche una cosa del genere, intanto lasciatemi il pollicione, così facciamo così. Se arriviamo a 1000 mi piace su questo video, parliamo dell'annuale ternario, del biannuale ternario, e ragioniamo su questa view. Quindi mi date una mano e io vi restituisco, insomma, un po' di contenuto di un certo livello. È molto complessa, per cui non mi piace molto parlare di questa cosa su YouTube perché non è per tutti, è estremamente, diciamo, complessa come view, però ci sta. Allora, se qui è iniziato quindi un nuovo annuale, il secondo movimento di insomma, un pezzettino di annuale corto, allora questa logica di vedere qui un semestrale in chiusura la potrei accettare, ragazzi. Ma parliamo poi di probabilità a questo punto. Quindi queste probabilità quanti sono? Perché il problema è quello. Quant'è la probabilità che sia stata una cosa del genere? Allora, la probabilità che siamo su un semestrale chiuso a 134 giorni è bassa, veramente bassa, ragazzi. Però, considerando che c'è la questione del biannuale ternario, che è possibile in questo caso, perché il minimo che era stato fatto a settembre aveva già dato spazio a questo dubbio, perché erano 294 giorni e troppo lungo per essere un semestrale, quindi qui è stato chiuso un movimento diverso. Quindi, siccome nel caso specifico abbiamo una serie passata che già aveva posto il dubbio prima che questa cosa avvenisse, molto tempo prima, che potessimo essere in una biennale a forma ternaria e quindi ragionare con dei movimenti più corti rispetto ai 440-450 giorni classici, quindi ragionare su movimenti più corti, questa cosa, ragazzi, ci porta ad aumentare le probabilità che su questo livello di minimo possa essere stato chiuso in effetti un semestrale corto. C'è da dire anche però un'altra cosa, ragazzi, cioè anche in una questione ternaria, così con annuali un po' da 300 giorni, intendo, questo 134 risulta essere comunque ancora breve. Quindi, dal punto di vista di probabilità, io do una probabilità a questo scenario del 40-42%. Secondo me, non mi sento di poter dire che uno scenario del genere ha una probabilità superiore, diciamo, al 50%, perché secondo me stiamo un po' ragionando nel tentativo di far combaciare delle cose e non di guardare in faccia il mercato che ci ha detto delle cose nella scorsa settimana e ci ha detto che il trend di breve è stato invertito. Che da un punto di vista di analisi tecnica, ancora ad oggi il rimbalzo attuale è solo un rimbalzo, quello che è avvenuto, diciamo, nella scorsa settimana. Che da un punto di vista di massimo disegnato, questa zona di massimo è stata pettinata in maniera estremamente coerente. Che qui abbiamo avuto un breakout di un minimo rilevante. Che anche volendo, questa zona è molto più probabile essere un trimestrale ribassista. Che teoricamente questa cosa qui va in chiusura a metà di febbraio e in pratica farebbe stare, diciamo, tutti i conteggi nel modo giusto, cioè allungherebbe questo ai tempi corretti, metterebbe in sostanza, diciamo, farebbe chiudere tutta questa view, eccetera. E insomma, in pratica, vi sto dicendo che lo scenario più probabile è
è teoricamente quello della ripresa del trend ribassista per andare a fare un doppio minimo o una zona di congestione laterale ribassista che può permettere al mercato di chiudere i giochi qui per poi ripartire. Quindi come se questa zona a V di ripartenza non fosse bastata, il mercato dovesse andare nuovamente a cercare il tentativo di fare minimo. A quel punto o li fa o non li fa, ha poca rilevanza perché a rilevanza è il tempo per quanto riguarda l'analisi ciclica. Probabilità di questo tipo 58%, circa 55-58%. È lo scenario che secondo me è più comune. Ma attenzione, perché? Perché i mercati, nella loro imprevedibilità, e ormai lo sapete, rumorosità, lasciano sempre l'amaro in bocca e a volte cosa fanno? In pratica spingono al rialzo, diciamo mischiando tutte le carte e gli scenari che sono quelli più probabili, poi diventano invece quelli sbagliati. Perché? Perché tutti gli analisti, tutti quanti si aspettano quella cosa lì e quindi il mercato, quando va al contrario, incide sulle posizioni degli analisti, obbligandoli magari in questo caso a ricomprare Bitcoin o a ricoprirsi se hanno fatto short. E quindi è come una benzina che alimenta un grandissimo falò. In pratica, ragazzi, basta una miccia a invertire questo concetto e poi vengono stoppati tutti gli short e chi è fuori deve rientrare. Si crea la domanda semplicemente di oscillazione short term e quindi si innesca uno scenario che non era quello previsto. In ogni caso, ragazzi, vanno tenuti entrambi in considerazione, anche perché comunque il mercato delle piccole avvisaglie ce le darà, perché se lo scenario principale, che è quello appunto di rifare una fase ribassista qui, non dovesse andare in porto, intanto il mercato dovrà, Bitcoin dovrà breccare questa zona del livello, dovrà riportarsi in area 43-44. Questo secondo me potrebbe anche farlo per appunto, diciamo, mischiare le carte. E da qui già magari si potrebbe tentare insomma, una presa long con degli stop stretti per evitare magari di restare al palo se poi andiamo di nuovo a tentare nuovi massimi. Però in linea di massima questi due scenari sono ben delineati e ben definiti e hanno comunque scadenze temporali brevi perché entro pochissimo ci accorgeremo quello che farà il mercato questa settimana. È la settimana più importante per questo tipo di analisi. Fatemi sapere cosa ne pensate e che cosa state facendo. E mi raccomando, ricordatevi che dopo un ciclo ne viene un altro, quindi anche volendo, chiudendo questa struttura ciclica, non è che andremo a crashare in maniera vertiginosa, cambierà tutto, ma semplicemente staremmo chiudendo un ciclo per iniziarne un altro, che è probabile possa essere anche ghiotto, ragazzi. Ok, ciao a tutti, buon inizio settimana.